Vuoi sapere qual è la postura più dannosa in assoluto per il cantante, quella che non dovrebbe essere mai presa, mai automatizzata da un cantante? Innanzitutto, che cos'è la postura? La postura è tutto un insieme di stratagemmi che il nostro corpo e il nostro cervello utilizza per mantenerci in una data posizione in piedi, sia in fase statica che in fase dinamica, cioè ci permette di precedere un movimento apportando una serie di modifiche alle strutture muscolari e alle strutture ossee del nostro corpo. Innanzitutto, che cos'è la postura? È l'insieme di stratagemmi che il nostro sistema corporeo utilizza per mantenerci in una data posizione oppure per preparare una determinata attività dinamica. Perché dunque è importante per un cantante cercare di evitare certi atteggiamenti posturali viziati e non corretti per la sua pratica vocale? In fin dei conti, riusciamo a cantare anche a testa in giù o guardando per aria o girati con la testa da un lato. Avete visto il video del colonnello Hatfield girato sulla stazione spaziale? Ecco, questo colonnello canta, si è portato la chitarra e riesce a cantare assolutamente al di fuori delle regole della gravità e canta piuttosto bene, andate a vederlo. In realtà il nostro corpo si adatta a molti stimoli posturali e riesce a compensare anche in caso di piccoli difetti corporei. Però per cantare in un certo modo c'è bisogno di un fattore molto importante, il flusso d'aria che sia costante, che rappresenti una certa potenza di emissione e che sia prodotto secondo i canoni stilistici che il nostro cantante deve rispettare. Tutto questo può essere dipendente da molti fattori corporei e anche un corpo in normalità può avere delle problematiche di gestione del flusso. Avevo fatto un video a questo proposito sul controllo dell'appoggio, del sostegno, quindi questi sono i fattori che governano l'emissione vocale. Talvolta queste problematiche corporee corrispondono a una postura non corretta e quando una difficoltà tecnica si somma a una postura non corretta, allora è un disastro perché cominciano i compensi o comincia la produzione di suoni che non sono quelli che dovrebbero essere prodotti normalmente. La postura dipende moltissimo da quello che noi facciamo durante il giorno. Se io sono un imbianchino che pitturo tutto il giorno il soffitto, avrò una tendenza a mantenere il mio corpo spesso in estensione e la postura di estensione sarà facilitata. Se io invece tutto il giorno sono con una postura in flessione, avrò il corpo facilitato in una postura di flessione. Non è necessario dover zappare la terra quotidianamente tutto il giorno per avere una postura di flessione, perché siamo molto spesso legati a una posizione seduta, all'utilizzo di un computer, è molto frequente la nostra posizione in flessione. In un altro video ho parlato di deformazioni strutturali della colonna. Le deformazioni strutturali della colonna sono delle, malposizioni tendenzialmente benigne che la nostra colonna vertebrale assume e molto spesso l'assume, perché abbiamo una tendenza a mantenere una posizione o a svolgere un compito che ci porta o più in flessione o in chiusura o in estensione. Lo sgabello è un utile ausilio, soprattutto quando si canta ai matrimoni, si fa piano bar, si cerca di mantenere una posizione, un po' statica e per parecchio tempo. Tuttavia, lo sgabello ci porta a una postura che è effettivamente non proprio corretta, ovvero la colonna vertebrale, assume una posizione di cifosi generale ed è questa la posizione da evitare a lungo, quindi è un utile ausilio da mantenere saltuariamente e non deve essere sempre la stessa posizione di utilizzo e di pratica vocale, perché la cifosi è effettivamente la posizione della nostra colonna vertebrale, la postura corporea che può non favorire l'emissione vocale. Perché quindi la cifosi non è corretta per un cantante? La cifosi ci porta a un parametro respiratorio di espirazione, quindi le coste si portano in chiusura e quando noi dobbiamo gestire in un canone classico una presa d'aria che necessita una buona espansione toracica e una buona gestione diaframmatica, è importantissimo avere una grande possibilità di emissione ma anche di inspirazione. E questi due parametri devono essere gestibili entrambi. Quindi la cifosi ci sposta il parametro verso la espirazione. Avremo un po' più di difficoltà nella presa d'aria e avremo più facilità nel essere sgonfi.
Quindi non usiamo lo sgabello, usiamo lo sgabello. Lo sgabello ci facilita assolutamente nella nostra gestione corporea. Quindi saremo in una posizione corretta sul nostro sgabello se abbiamo attenzione a non mantenere chiusa la parte superiore del nostro tronco e quindi sempre alla ricerca di una posizione ben eretta nei confronti del nostro pubblico. E quindi l'ausilio è assolutamente indicato, la posizione di cifosi è assolutamente controindicata, ok? Vi metto qui sotto il link di qualche sgabello se avete necessità di osservare come funzionano e come possono sgravare dalle vostre serate, soprattutto per lungo periodo. Ma fate attenzione che anche in una posizione eretta, completamente in piedi, la posizione di cifosi può essere sempre dietro l'angolo. Perché? Perché abbiamo le parti solitamente scritte in basso e mantenute in basso e la tendenza ad accasciarci verso lo scritto è molto frequente. Qual è un'altra posizione che spesso viene mantenuta in cifosi che nulla a che fare con l'emissione vocale? La post-produzione. Fate attenzione ai vostri computer, non accasciatevi sui vostri computer perché questa è la problematica importante, avere tanto tempo passato seduti in una posizione di chiusura e il computer è un fattore che è molto peggiorativo di quello che è l'atteggiamento posturale in cifosi. Dunque, se avete bisogno dello sgabello, andate a vedere i link qua sotto e vedete come funzionano. Se avete delle considerazioni, scrivete qui sotto sui commenti, iscrivetevi al canale e alla prossima.